Benvenuti a tavola, buon mercoledì. Da che parte? Sono di qua. Buongiorno telespettatori. Siamo qua anche oggi con la Giorgia e con Roberto, sullo Chef Driver, per una nuova puntata di Benvenuti a tavola. La ricetta di oggi devo ancora guardare qual è. Ok, adesso la guardo. Siamo da Sanso Arredamenti, che in collaborazione con Villa Calizia questo mese vi accoglie con le ricette, questa settimana etniche, ripeto come ho detto l'altro giorno perché non sappiamo più cosa fare con te Giorgia, però adesso guardo il bigliettino. Allora oggi facciamo un bel fritto di coda di rospo con una maionese al timo e zafferano. Andiamo a vedere, vediamo la ricetta. Io che ho suonato il campanello a casa tutto il giorno oggi, diciamo. Pelate e tagliate le code di rospo. Adagiate i bocconcini in una bowl e aggiungete timo, olio evo, sale e pistilli di zafferano. Mescolate e lasciate macerare. In un'altra bowl mettete tuorli d'uovo, aceto di mele, sale, pistilli di zafferano e timo. Montate con olio d'oliva a filo e frusta. Frullate la farina con l'acqua, possibilmente frizzante, fredda, fino ad ottenere una buona consistenza. Prendete i bocconcini di coda di rospo, passateli in un po' di farina e poi andate a immergerli nella tempura. Friggete in olio di semi caldo. Lasciateli friggere per qualche minuto e adagiateli su un po' di carta assorbente. Salate e ora impiattate. Stendete una noce di maionese su ogni barchetta. Adagiate le code di rospo in tempura e servite. Il piatto è pronto anche quest'oggi, Daniela ce lo fa vedere in sovraimpressione, meraviglioso, e anche oggi sicuramente molti di voi avranno preso appunti e potranno rivedere su YouTube questa ricetta. Noi dobbiamo chiudere qui, benvenuti a tavola, tra le cucine e le soluzioni d'arredo di Sanson Arredamenti, ma ricordatevi che qui ci sono anche complementi d'arredo oggettistica e tante idee regalo, alcune delle quali potete sfogliarle, cercarle sul catalogo insieme a Silvio e poi ordinarle nel quantitativo, nei colori, nelle dimensioni che volete, insomma a vostra completa disposizione. E naturalmente benvenuti a tavola!